Lunedì 18 marzo 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sempre qui in vostra compagnia per raccontare un po' la nostra città, quello che succede nella nostra città, i protagonisti della nostra città. Allora, lo vedete dal titolo, lo vedete anche dalla spilla che porto. Oggi è una giornata importante perché dedichiamo questa puntata a una realtà, beh, in realtà che anche sul territorio di Milano fa tanto e fa tantissimo, anzi. Stiamo parlando di telefono azzurro e lo facciamo insieme alla nostra ospite di oggi, Marina Galvagna. Buongiorno Marina, Buongiorno a voi. benvenuta, ben ritrovata qui con noi a Good Morning Milano. Grazie di essere qui perché insomma parliamo di telefono azzurro. Prima di fuori onda ti ho chiesto da quanti anni è che esiste e mi hai detto, cioè, dal 1000? 1987. Una vita veramente Sì, ormai, cioè. assolutamente sì. Purtroppo Purtroppo, direi, eh. ma sempre, vabbè, insomma, purtroppo, ma anche per fortuna che ci sono così tanti anni, perché sono tanti i risultati e gli obiettivi raggiunti dal Assolutamente. telefono azzurro. Telefono azzurro che veramente è entrato comunque nell'immaginario e nel collettivo di tutti, insomma, è riuscito da subito, anzi, mi viene da dire, effettivamente. È stata una di quelle cose che subito appena è entrata subito nell'immaginario e collettivo di tutti, e i risultati poi hanno appunto dato ragione a questa intuitiva e bella idea. Dall'87 appunto tanta strada si è fatta. Insomma, ricordiamo un po' che cosa fa Telefono Azzurro, come funziona Telefono Azzurro e soprattutto insomma dall'87 a oggi si è evoluto. Ormai l'immagine credo che del telefono di casa col bambino che possa chiamare è anche un'immagine a volte che non esiste, proprio perché non esiste il telefono di casa, non c'è la linea e quindi Esatto. chissà come Telefono Azzurro ha potuto stare al passo con i tempi. Esatto. Allora, intanto posso dire un breve Sì. excursus del primo giorno di Telefono Azzurro del 1987. Nato da un'idea del nostro presidente, attuale presidente, il professor Ernesto Caffo, che comprese e intuì soprattutto quanto fosse importante dare uno strumento ai bambini per poter parlare, dialogare in serenità e anche nell'anonimato dei loro problemi. E lì abbiamo scoperto il vaso di Pandora. Purtroppo la sofferenza, il maltrattamento, gli abusi sui bambini e sugli adolescenti in Italia non se ne parlava nel 1987. Tutti quanti erano felici, tutti quanti erano sereni. Da quando squilla il telefono azzurro, non ha mai smesso da allora ad aiutare e a intervenire. Infatti, in tutti questi anni, sono oltre 31 anni di attività intensa, H24, 365 giorni l'anno, quindi non c'è Natale, non c'è Pasqua, non ci sono festività per noi. Abbiamo aiutato quasi 95.000 bambini. Bambini e adolescenti e quindi di conseguenza anche le loro famiglie e la società che li circonda. 95 mila bambini che hanno chiesto l'intervento e l'aiuto e il sostegno di Telefono Azzurro perché altrove non trovano le risposte, perché non vengono ascoltati, perché non vengono capiti, vengono talvolta derisi e quindi non sanno a chi rivolgersi e quindi chiamano la nostra associazione. Chiamare, ecco, è un termine magari non Ormai corretto, no? sembra Perché quasi desueto, esatto. ormai. Adesso i ragazzi chattano con noi, infatti sono sempre meno le chiamate e aumentano sempre di più le chat, perché ovviamente è il loro metodo più consueto per comunicare. Il telefono non è più un uso vocale, se non per della messaggistica, ma è più un uso di internet. Molti sono i contatti, per esempio, che ci arrivano sui social. Quindi il nostro centro di ascolto non è più solo telefono, ma si è dovuto evolvere ovviamente col passare del tempo. Per cui abbiamo la chat, abbiamo gli SMS, abbiamo l'email, abbiamo quindi gli social network. Anche su Instagram arrivano talvolta le richieste di aiuto. Per cui noi dobbiamo assolutamente preparare anche i nostri operatori per poter dare le risposte adeguate con il linguaggio adeguato. Perché è un conto parlare al telefono e qui sono soprattutto i bambini più piccoli, no? Fino ai 13-14 anni chiamano ancora, dopo invece chattano, per cui già il Da che età linguaggio. incominciano a chiamarvi?
Ah, dai 10 anni in poi, talvolta anche 9, talvolta sono i coetanei, gli amici che chiamano per chiedere aiuto del proprio amico, perché ricevono la loro confidenza magari tra i banchi di scuola oppure nel centro sportivo dove praticano il loro sport. Quindi sono diversi i contatti, ma è diverso il linguaggio. I nostri operatori devono essere formati anche su questo. Beh, allora mi ha dato l'assist, dov'è che sono proprio, mi ricordavi prima che già anche solo su questo, come fare a formare i vostri operatori per stare, diciamo, al passo col linguaggio dei tempi, avete trovato una bella soluzione proprio usando, sfruttando il fatto che magari alcuni ragazzi vogliono darvi una mano. Assolutamente sì. Allora, innanzitutto, quando anni fa abbiamo aperto la chat, abbiamo proprio chiesto l'aiuto a degli adolescenti liceali per aiutarci nel linguaggio, perché il linguaggio verbale è diverso dal linguaggio scritto, le consonanti, le vocali scompaiono spesso e volentieri. Anche il maiuscolo e minuscolo non esiste nel linguaggio scritto degli adolescenti e noi come adulti eravamo invece abituati a utilizzarlo, al che i ragazzi rimangono molto perplessi, per cui dovevamo adeguarci. Abbiamo chiesto ai ragazzi di venire da noi e alfabetizzarci sul linguaggio social e chat. E tuttora, grazie anche all'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, facciamo intervenire intere classi o parte delle classi interessati a fare un'esperienza da noi e facciamo dei brainstorming proprio per capire come cambia il loro linguaggio, il loro gergo, e quindi da lì essere più allineati con chi ci contatta. Quindi non rendere distacco tra l'adulto che aiuta il ragazzo, ma essere al loro pari per poterli ascoltare al meglio, perché è questo che poi i ragazzi chiedono a noi, essere ascoltati per essere aiutati, perché non trovano delle risposte alle loro domande dirette o indirette da parte di altri. E quali sono queste domande che fanno i vostri ragazzi e bambini che chiamano? Quali sono... È cambiato, anzi, a proposito delle domande durante questi anni, tu che sono un po' di anni che sei in telefono azzurro? Esatto. No? Allora, guarda, i problemi sono sempre più o meno gli stessi. Certo aumentano e si evolvono. Un tempo non c'era internet, per cui era tutto nella vita cosiddetta reale, concreta, quotidiana. Ora con internet sono aumentati. Io utilizzo la parola concreta perché in realtà è reale anche quella vita lì per i ragazzi. Esatto, giusto? Per i ragazzi non è virtuale. No, è questo il punto. Non è concreto, ma reale. Ma è reale, anzi, è più reale la vita virtuale in rete che non la vita quotidiana sui banchi di scuola. E i ragazzi questo lo percepiscono, il mondo degli adulti ancora non del tutto. Quindi noi facciamo per esempio tantissime attività di prevenzione nella scuola per una maggiore consapevolezza dell'uso di internet, perché l'adulto ha consapevolezza sui rischi. I ragazzi hanno consapevolezza sull'utilizzo dello strumento, che è una cosa ben diversa, quindi non percepiscono talvolta il pericolo, il danno che possono arrecare anche ai loro coetanei nel postare certe frasi, certe foto, certe immagini e quant'altro. Quindi se un tempo esisteva il bullismo, ora c'è il bullismo e il cyberbullismo. Se un tempo c'era l'adescamento del pedofilo per strada, ora invece c'è l'adescamento online, ora c'è il sexting, ci sono tante nuove forme purtroppo di pericoli altrettanto reali e concreti per i ragazzi, e i ragazzi sono impreparati ad affrontare, poi si vergognano a parlarne con i propri genitori o hanno paura di parlarne con i propri genitori, ne parlano con gli insegnanti che non capiscono talvolta come affrontare con loro certi discorsi e certi problemi. E quindi il nostro intervento è fondamentale per poter dare loro l'aiuto e accompagnarli in una fase di venire fuori dal loro problema contingente,
che spesso poi nasconde anche tanti altri problemi, la solitudine per esempio, o la violenza domestica, o tanto altro. Perché è un po', diciamo, l'immaginario di quello, appunto, della violenza domestica, del bambino che chiama per denunciare la violenza subita direttamente all'interno della sua casa, dice, ormai non è più solo così, c'è tutto un mondo con cui il bambino ha a che fare anche fuori di casa. Esatto. Che poi appunto lo porta ad avere voi come interlocutore, mi dicevi, appunto, perché gli altri non sono pronti ad ascoltare. Esatto, l'ascolto, infatti noi diciamo con la campagna che abbiamo in atto ora, il vero ascolto, perché ascoltare non significa sentire le parole, ma andare oltre le parole, cosa si nasconde. Per esempio, i ragazzi che purtroppo tentano il suicidio e spesso arrivano a suicidarsi, non è vero che erano ragazzi tranquilli, sereni, che non avevano problemi, perché nessun ragazzo si sveglia la mattina dicendo ora mi tolgo la vita. Quindi avranno sicuramente dato dei campanelli d'allarme che nessuno ha percepito come tale. Quindi il vero ascolto è quello che è fondamentale per essere l'inizio di un vero aiuto. Ecco, proprio qui telefono azzurro può intervenire, e come? Dicevi che vi capita spesso, appunto, ahimè, di avere telefonate del genere e riuscite a fare degli ottimi lavori, degli ottimi risultati, proprio perché, come dici tu, l'importante è il vero ascolto. Forse è il vero ascolto. Quando uno arriva a quel tipo di gesto è perché è inascoltato fino ad oggi. So che ci hai portato anche dei dati, sì, proprio su questo, dei dati dove, ahimè, per l'ennesima volta la Lombardia si ritrova in prima classifica, sì, come sempre. Noi nel bene e nel male dobbiamo sempre purtroppo primeggiare. In questo caso, insomma, non siamo ben contenti di primeggiare in questa classifica, però raccontaci un po' cosa dicono questi dati. Allora, guarda, solo nel 2018, quindi parlo da gennaio al dicembre 2018, di tentativi di suicidio, di forte autolesionismo, abbiamo solo per la Lombardia gestito 97 casi. Wow. Possono sembrare pochi, ma è la punta dell'iceberg, perché è ovvio che non tutti i ragazzi contattano Telefono Azzurro, quindi noi sappiamo che per qualsiasi casistica, qualsiasi tematica, è sempre la punta dell'iceberg quello che viene scoperto con la nostra associazione, con il contatto con la nostra associazione, perché i dati, per esempio, internazionali portano a numeri enormi, quindi è impossibile che in Italia non abbia lo stesso trend. Quindi ragazzi che in Lombardia ci hanno contattato perché pensavano di suicidarsi, perché avevano già fatto diversi tentativi di suicidio, di autolesionismo, e che hanno chiesto aiuto, che è già un passo avanti, perché molti appunto smettono di chiedere aiuto perché non hanno fiducia negli altri, hanno paura, hanno timore, sono in forte solitudine con se stessi e non riescono ad aprirsi. E sul suicidio, per esempio, Telefono Azzurro ha attivato ormai da un anno e mezzo un intenso lavoro di collaborazione con Facebook. Ah. Cioè si lavora sulla semantica, e quando vengono ripetute più volte frasi che ovviamente inneggiano o parlano proprio di suicidio, viene fuori come una specie di pop-up da parte di Facebook per dire: se hai bisogno di aiuto chiama, se sei un bambino o ragazzo chiama Telefono Azzurro, se sei un adulto chiama per esempio Telefono Amico o altre. E questo molto è un lavoro interessante, questa cosa, soprattutto poi in questi giorni dove appunto Facebook è stato sotto fuoco incrociato per quella, ahimè, video in diretta appunto dell'attentato in Nuova Zelanda, insomma, che appunto diceva, insomma, Facebook non è intervenuto. Interessante sapere che qui, insomma, grazie anche alla, sì, collaborazione con voi, si è pensato, si è ragionato, sì, su come poter intervenire prima e come, appunto, tanto ce l'abbiamo su Facebook, questo grande occhio, esatto, che ci osserva e ci analizza come sfruttare i famosi algoritmi, esatto, in una maniera più positiva. Esatto, così come l'intelligenza artificiale sarà sicuramente
un passo prossimo per noi, perché l'intelligenza artificiale sta entrando nelle nostre case anche qua in Italia, e quindi ci stiamo anche un po' preoccupando, perché potrebbe essere il confidente della casa, che ovviamente non può essere, perché ancora non siamo arrivati a quel livello di intelligenza che percepisce anche le emozioni, il timbro di voce e riconosce esattamente tutte le parole. Però è un passo verso il quale Telefono Azzurro sta già intavolando un tavolo di lavoro appositamente, ma proprio per ritornare all'inizio del nostro discorso, nell'essere al passo con i tempi, cioè la società si è evoluta e Telefono Azzurro altrettanto, perché i ragazzi di allora sono ragazzi diversi da quelli di oggi, completamente diverse. Le famiglie di allora sono famiglie diverse di oggi, e quindi si alza il livello di solitudine di questi ragazzi, che sono iperconnessi con il mondo intero, neanche con la propria ristretta comunità di amici, ma iperconnessi col mondo intero, eppure profondamente soli. Appunto, diciamo quindi che prima diceva appunto Ascolto Vero, avete chiamato questa campagna in questo momento in atto. Ecco, ti chiedo questo: cosa possiamo fare noi comuni mortali per poter aiutare Telefono Azzurro, e fino a che livello possiamo arrivare, certo, ad aiutare Telefono Azzurro? Allora, banalmente, da oggi fino al 30 di marzo potete mandare un SMS al 45592. Con 2 euro quindi potete aiutarci a proseguire questo nostro sviluppo anche del nuovo centro di ascolto, con delle piattaforme integrate che possono quindi rendere anche più efficiente il lavoro dei nostri operatori, con una maggiore accoglienza delle chiamate e delle richieste da parte dei bambini e degli adolescenti. Dall'altra parte, ovviamente, Telefono Azzurro ha bisogno del sostegno dei donatori in generale, e sostegno anche di volontari, perché è grazie anche al volontariato che riusciamo a fare più interventi nelle scuole, grazie al volontariato entriamo nelle carceri per essere di aiuto ai bambini figli dei detenuti, perché anche loro sono vittime, anzi vengono si vergognano a dire a scuola che ovviamente il proprio papà o la propria mamma sono dei detenuti, perché hanno paura di essere derisi e abusati dai coetanei. È una cosa che fa vanto solo quando arrivi a un certo livello a fare il rapper, se no prima è meglio tenerla di per sé, quindi immagina, esatto. Anzi, insomma, che poi a un certo punto hai questa dicotomia da una parte, la vergogna tua, e poi però hai i tuoi miti che vanno in giro a cantare negli palazzetti dello sport. Immagino non deve essere semplice per niente, e poi appunto trovarsi in carcere senza aver commesso niente, ma solo appunto con il fatto di essere figlio di, esatto, quindi insomma è davvero un grosso problema. Cosa bisogna, però, per fare volontario, appunto, mi immagino, devo essere qualcosa di particolare, devo saper fare qualcosa di particolare, come no, funziona? No, assolutamente. Devo essere psicologo, devo essere psichiatra? Ovviamente ci sono i volontari professionisti, quindi psicologi o neuropsichiatri o pedagogisti possono ovviamente cimentarsi nell'aiuto alle linee di ascolto e di emergenza, oppure possono benissimo appunto subentrare o previa formazione e quindi verifica dell'attitudine a fare certe attività, possono subentrare come volontari nei progetti specifici, vuoi contro il bullismo, piuttosto che sulla sicurezza in rete, nelle scuole, oppure appunto nelle carceri, oppure fare attività anche di sensibilizzazione e divulgazione, perché anche questo è importante, informare la gente anche solo del proprio quartiere, dei numeri dei servizi di Telefono Azzurro o dei progetti che si possono attuare, è un passo per poter prevenire altri casi, oppure far emergere invece problemi che già esistono, no? sul territorio. Quindi volontario, quelli che vogliono fare volontariato ci possono contattare anche tramite internet, vanno sul nostro sito che è www.azzurro.it, nell'area volontariato c'è un form che devono compilare, e noi in automatico ogni X tempo organizziamo delle giornate di cosiddetto orientamento
orientamento e quindi spieghiamo le attività nello specifico a livello territoriale, cosa si può fare, cosa no, e quindi far decidere alle persone se è il proprio interesse, la propria ambizione nel fare del bene nella propria società. Invece i bambini che vi chiamano, i ragazzi che vi chiamano, come arrivano a voi? Come sanno di potersi fidare appunto di Telefono Azzurro? Allora, intanto i bambini e i ragazzi conoscono Telefono Azzurro, vuoi perché sono in rete e quindi lo scoprono, vuoi perché appunto un'intensa attività nelle scuole la facciamo e quindi i nostri numeri li conoscono. Oppure sono anche gli stessi adulti, gli stessi insegnanti o presidi che consigliano di chiamare, contattare Telefono Azzurro perché vedono che il bambino o ragazzo ha la difficoltà magari di parlare e di confrontarsi con i propri genitori. Oppure gli stessi coetanei. Quindi ci contattano, spesso ci mettono alla prova, perché non è detto che al primo contatto si aprono tranquillamente, parlano dei propri problemi. Talvolta vedono, sentono dall'altra parte, percepiscono qual è, chi c'è, come risponde loro, se li mettono a loro agio, se sentono di poter dare la fiducia, la propria fiducia. E magari dopo X tentativi iniziano a parlare e a confidarsi. Una volta che appunto si comincia a parlare e a confidarsi, può essere che si nasca proprio un percorso a un certo punto. Che tipi di percorsi si possono fare con poi il Telefono Azzurro una volta appunto che la fiducia viene da certo. Entrambe le parti? Beh, allora, innanzitutto bisogna contenere l'emotività, perché comunque l'emozione c'è sempre e trapela sempre, sia nel gergo scritto che verbale. Dobbiamo contestualizzare la questione e il problema razionalizzando, perché è ovvio che il problema visto dal bambino o dall'adolescente può essere fuorviante o fuorviato da X fattori. Quindi noi dobbiamo cercare di razionalizzare il più possibile con distacco il problema e la situazione. Da lì convenire con il ragazzo o il bambino stesso quali potrebbero essere gli interventi e le azioni comuni da fare. Questo è interessante, invece, con il ragazzo, con il assolutamente bambino. Sì, devono essere consapevoli. Non è la telefonata, non fa partire i servizi sociali, non fa partire che vi portano via i figli, vi portano via i genitori, cioè ricordiamoci questo, non è un oddio che ho chiamato adesso chissà parte del tribunale, non è tutto questo, certo. È tutt'altro, giusto? Allora, noi Marina. Chiediamo al bambino, al ragazzo, e gli spieghiamo cosa potrebbe secondo noi essere più agevole, più d'aiuto e più efficace per loro e appunto condividiamo questo percorso. È ovvio che se parliamo di pericolo immediato, lì non possiamo far altro che intrattenere il minore per cercare di calmarlo e far attivare dall'altra parte invece l'intervento delle forze dell'ordine. Ricordiamo questo che esiste è proprio ovvio, un numero fatto apposta anche, giusto? Sì, esatto. Il numero per le emergenze è il 114, attivo anche questo, H24, tutti i giorni dell'anno. Se no, il classico invece 19696, che è anche raggiungibile via sms, quindi appunto non c'è necessariamente bisogno di parlare, ma si può anche scrivere, oppure la chat sul esatto. Sito internet, con cui invece appunto si possono poi intraprendere vari percorsi, dicevi appunto c'è chi chiama più volte per insomma testare anche un po' esatto. E capire chi ho dall'altra parte. Ricordami invece la campagna che è in questo momento in atto, che è il vero ascolto 45592, sia tramite sms che telefonia fissa. Siamo quasi in chiusura, ti chiedo però, so che a breve inizierà un bel evento. Sì. Raccontaci un po' di cosa. Allora, il 13 e 14 di aprile saremo in 1600 piazze italiane con l'annuale evento di Fiori d'Azzurro che avrà sempre come obiettivo l'implementazione e l'allargamento della piattaforma integrata del nuovo centro di ascolto, appunto per migliorare il servizio
e ampliarlo, quindi permetterci di accogliere anche più chiamate e più contatti. Quindi a fronte di una donazione offriremo la nostra pianta, siamo in primavera, quindi auspichiamo che tutti quanti vogliono un attimo abbellire le proprie terrazze, diciamo, e i balconi. Esatto, esatto. Quindi vi invitiamo anche qui il 13 e 14 di aprile, che è un sabato e una domenica, ad aderire al nostro evento Fiori d'Azzurro. Perfetto, Marina, io ti ringrazio tantissimo per quello che ci hai raccontato oggi, una bella storia quella di Telefono Azzurro, che siamo ben contenti che, insomma, si evolve e avanti con i tempi riesce sempre a dare le risposte giuste alle varie domande che appunto i vostri bambini, adolescenti, ragazzi, minori, come dicevi tu, fanno. È sempre molto bello appunto sapere che, insomma, gente come te impegna il proprio tempo per aiutare chi ne ha proprio davvero bisogno e chi ha bisogno di essere ascoltato, soprattutto. Assolutamente. Grazie mille a voi e vi aspettiamo tutti, e abbiamo bisogno del vostro aiuto, così come i bambini e gli adolescenti hanno bisogno di noi. Grazie mille a Marina Galvagna del Telefono Azzurro, ricordate 45592 fino al 30 di marzo, giusto? 30 marzo. Fino al 30 marzo potete donare con un sms, poi sul sito trovate tutte le indicazioni di quanto, come, perché, guardatelo, fatevi un giro sul sito del Telefono Azzurro, così scoprirete tante altre novità e le modalità appunto per cui uno può anche aiutare il Telefono Azzurro. Grazie mille davvero, grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui in diretta su Milano News con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.